Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino dei frati minori cappuccini e come ascoltate ci sono anche gli animali dell'orto di Padre Rinaldo che ci fanno compagnia. Ebbene, tante sono le vostre mail che giungono a questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovraimpressione. Come ci ha scritto Mauro, 71 anni, decide di raccontare un episodio che gli è accaduto molto tempo fa, quando ha fatto visita a San Giovanni Rotondo per la prima volta nella sua vita, desideroso di confessarsi con Padre Pio, che sente, lui racconta in spirito, che lo aspetta, proprio per una confessione generale. Mi chiamo Mauro e avevo circa 40 anni, inizia così il suo racconto. Durante una pausa di lavoro sento un'inspiegabile necessità di comprare una rivista che conoscevo già da tempo, il Giornale dei Misteri, ma leggendolo sono deluso dai contenuti. Ma un trafiletto attira la sua attenzione, parla di Maria Valtorta e del suo poema Uomo Dio. Questo titolo si imprime nella sua mente come un'ossessione. Abitava in un paesino vicino a Boves, conosciuta come la città della pace. Una comunità di Emmaus tiene un mercatino settimanale in questa piccola cittadina di oggetti usati, dove, settimane di tentennamenti, un giovedì pomeriggio, Mauro decise di visitare la comunità con in mente quei libri. Giro a lungo per i capannoni, curioso tra i libri, naturalmente non trovo alcunché di interessante. Proprio mentre sta per tornare a casa, chiede ad un addetto se conosce questo poema dell'Uomo Dio. Lui fa spallucce, poi mi indica uno scatolone dicendo che l'avevano appena portato e che gli pareva contenesse dei libri, quindi poteva controllare. Con stupore scopre che lo scatolone contiene non solo l'intera serie del poema, salvo il primo volume, ma anche la prima edizione, in 4 volumi e molti altri libri, tra cui edizioni speciali sul 50° anniversario del sacerdozio di Padre Pio e la sua morte. All'interno dei volumi Mauro trova numerosissime immagini fotografiche di Padre Pio, un piccolo libretto tipografico con scatti del corpo del santo subito dopo la morte, rivelando che le piaghe delle mani e del costato non esistono più. Una visione sconvolgente anche per me, che sono sempre stato un cristiano dalla fede molto tiepida, dice. In uno dei volumi del poema Mauro trova anche un foglietto autografo con preghiere e protezione di Padre Pio e un'invocazione dolorosa alla pace, all'amore, con traccia di una lacrima. Di per sé nulla di tanto straordinario, parlando di Padre Pio, commenta Mauro, questo foglio lo conserva ancora. Inoltre scopre che il cardinale Giacomo Lercaro, una figura importante nella storia di Padre Pio, è stato l'organizzatore di quella visita della Madonna di Fatima a San Giovanni Rotondo, incontro che con la Madonna che lo guarisce da un tumore a Padre Pio. E colui scrive che a Bologna ha dato a Mauro la prima comunione e la cresima all'età di circa 6 anni. Conclude il racconto e lui si chiede se l'intero episodio, con tutti i suoi dettagli straordinari, sia stato solo una coincidenza o un segno più profondo. Ma una cosa è certa, per Mauro questo incontro con le parole, le immagini di Padre Pio rimangono un momento di grande significato spirituale e personale di tutta la sua vita.